se io conosco il bene e il male, cosa faccio? Poi decido io come gestire le cose. Domanda difficilissima. La realtà è buona o è cattiva? È buona e cattiva. Non c'è il bene senza il male, il male senza il bene. E chi è che decide qual è il bene e qual è il male? Dio? No. Oppure tu, se mangi la mela? La realtà, adesso hai sbagliato, mi spiace, sveglia. La realtà non è né bene né male, la realtà è. Poi sei tu che decidi se quello che è accaduto ti fa stare bene o ti fa... Ma questa è una decisione, perché di solito noi diciamo, ah, appunto la vita non vale le lacrime, ah. Chi ti ha detto? Sei tu che decidi in modo consapevole, accade una cosa, cosa posso fare io di questa cosa? Posso farne un momento di crescita, un momento di sviluppo, un momento di miglioramento, oppure ne faccio una disgrazia. Dipende tutto da me. Ma ci sono anche cose che obiettivamente sono un bene o un male. No. Sì. No. Sì. No. Approfittarsi di una persona indifesa è male. A me non me ne frega niente se uno si approfitta di una persona in difesa, però gli darei volentieri due balconi. Perché non si fa. Non si fa. Chi sei tu per decidere? Non sei mica Dio, no, che decide quello, no, che succede. Assolutamente, però nella realtà quotidiana ci sono delle cose che obiettivamente sono bene o male. Poi no, io posso comunque scegliere. Sono cose che ti possono dare delle emozioni, come si dicono, distruttive, che possono generare delle emozioni distruttive o ti possono generare delle emozioni costruttive. Perché il bene, c'è una bella storia, sì, che c'è uno che vede una mamma che prende suo figlio e gli dà uno strattone, no? E sto qua va là e gli fa: ma come ti permetti di trattare così tuo figlio? E dice: guarda che stava arrivando un camion che se non lo tiravo via così, se lo passava sotto e io non avrei più avuto il figlio e neanche lui non avrebbe voluto la sua vita. Nel senso che, poi c'è un'altra bella storia che dice, questa è una storia che viene dagli indiani, non quelli dell'India, ma dagli indiani, quelle rosse, che dice: tu non puoi giudicare, cioè prima di giudicare una qualsiasi persona dovresti prima camminare 15 giorni nei suoi mocassini e dopo puoi giudicare quella persona. Invece anche qua noi siamo stati, siccome siamo sempre stati giudicati, no? Fin da bambini siamo sempre stati giudicati, abbiamo imparato a giudicare gli altri. È quello che facciamo di continuo, è la prima cosa che di solito facciamo quando ci troviamo anche con una persona nuova. Non è che cerchiamo di entrare in relazione con quella persona, ma quello là non mi piace oppure quello là mi piace, a seconda. Il discorso che fai tu, che è comprensibile, perché è comprensibile? Perché ancora non hai letto il libro. Sì, perché è vero che tutto dipende dal nostro giudizio. Cioè, davanti a un cielo di violenza, sì, ma sì, no, ma allora, se no qui divaghiamo troppo. Una cosa è analizzare un fatto, una cosa è giudicarlo. E sembrano la stessa cosa, invece sono due cose completamente diverse. E vi spiego perché. Quando tu giudichi la cosa, metti in moto tutta una serie di meccanismi neuroendocrini
che ti provocano rabbia e dolore, che ti creano stress e ti fanno diventare stupido. Mi dispiace, ma è così. Se invece tu prendi atto di un fatto che è accaduto e non lo giudichi, poi non vai in uno stato di stupidità e puoi decidere di agire in modo che quel fatto, che magari ti ha creato dolore, però possa essere un fatto che tu trasformi comunque in qualche cosa di costruttivo. Sotto stress non puoi costruire niente, crei altro stress comunque. E questo è quello che si dice un salto quantico, proprio capire che il giudizio è darsi addosso e che non dà nessun beneficio, però siamo stati addestrati a giudicare e noi questo facciamo tutto il giorno, tutti i giorni. Anche perché, e così chiudiamo questa parte e dopo vediamo la quarta legge, anche perché quando tu giudichi un fatto vai in stress su una cosa che è già accaduta. Quella cosa che è già accaduta non la puoi cambiare, però se sei in stress rischi, è quasi sicuro, di continuare a generare stress e rischi di continuare a far danni, semplificare la cosa. E a fine video delle persone che picchiavano gli anziani vecchi, che tiravano del capello i bambini, è bene o è male? È male, obiettivamente. Anche se è un fatto già successo, ma è un comportamento indegno. Questa è, no? Io sentivo una bellissima storia sportiva, non è che una storia. Sì, l'ho visto, ma ho visto cose anche più tremende, ossia. Di cose tremende ce ne sono bizzeffe. Allora cominciamo a dire, accadono quelle cose là. Io cosa posso fare perché quelle cose là non accadono più? E questo lo posso fare semplicemente anche perché c'è un'altra bella cosa che ci hanno insegnato alcuni saggi e che si diffonde sempre di più, che è questa qua, e che chiude il libro. Noi dopo ritorniamo sulla quarta legge. Diventa il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Perché se ognuno, chi vuole vivere in un mondo infelice, pieno di guerre, di disgrazie, di robe fetenti, alzi la mano. Chi vuole vivere in un mondo felice nel quale tutti si vogliono bene, collaborano, stanno bene, sono felici, alzi la mano. Vogliamo tutti vivere in un mondo felice, giusto? Allora se noi cominciamo da noi, comincio io, comincia lei, comincia lei, comincia lei, comincia lei, comincia lui, un po' alla volta il mondo cambia. Se io invece continuo a dire, ma porca di quella paletta maledetta, schifosa, bastarda, fetente, che quella fa così e quest'altro fa colà e quell'altro fa così e su e non si può vivere qua, che è quello che facciamo di solito tutti i giorni, no, più o meno, noi continuiamo a diffondere e a espandere rabbia, dolore. Allora, iniziamo ad essere felici noi, anche perché otteniamo due cose straordinarie. Se impariamo ad essere felici noi intanto siamo felici. Dopo gli altri, se ci copiano, perché dicono, guarda quello là che felice che è, io tutti i giorni che c'è da fuori, magari si fa, e questo poi tra l'altro è già stato dimostrato scientificamente, che la felicità è contagiosa, è molto più contagiosa della rabbia e di tutte queste altre cose.
Cioè, io comincio a essere quello, quell'altro comincia a essere felice, quest'altro comincia a essere felice. Ma come? No, questo non posso dire perché è troppo. Ma è così che si cambia il mondo, non cercando che gli altri lo cambino. Ci assumiamo la responsabilità, che è proprio la quarta legge della felicità che viene fuori. Allora, riassumino, arriva il serpente, quando li mangerai, no, vivere nel qui e ora, diventerai come Dio, ma fatti i fatti tuoi, sei già straordinario, perché conoscerai il bene e il male, ma cosa stai là a giudicare che perdi tempo e non ti serve niente? Ma questo sta sempre scritto nel peccato originale, eh? Perché allora cosa succede? Adamo ed Eva mangiano la mela, appena mangiano la mela e difatti viene fuori Dio da dietro la nuda vetra e gli dice: ma chi ti ha detto che eri nudo? Cioè, due minuti fa eri là tutto bello perché la godevi al sole e adesso vai in giro che sembri, non so, e cosa risponde Adamo? È stata lei, non è colpa mia, è stata la donna che tu mi hai dato, perché io proprio non c'entro niente, perché se tu non mi davi la donna non mi dava la mela e io continuavo. Noi non prendiamo mai, è sempre colpa del governo, del parroco, del medico, sempre noi siamo perfetti, straordinari, però siamo, siccome siamo stressati, siamo imbecilli e facciamo sempre quello che ci dicono di fare e non scegliamo mai noi quello che vogliamo fare e quello che dobbiamo fare. E quindi è logico che se siamo infelici non è colpa nostra, facciamo quello che ci dicono gli altri di fare e quindi siamo infelici. Allora, la quarta legge è quella di assumersi la responsabilità. La tua felicità dipende da te.